Mister, buonasera, Augusto Ciscione col Tribunale Bianco Celesti. Le volevo chiedere innanzitutto un commento su questa prestazione e se mi dice se ha influito o meno il caldo sul ritmo della gara, perché il secondo tempo siete sembrati un po' stanchi. E poi le volevo chiedere se alla luce della classifica attuale le brucia ancora per quel pareggio agli ultimi minuti contro il Monza. Per me è stata fatta una grande gara. Prima una bellissima giornata. Ecco. Allora, cioè, il mio commento di gara è questa. Ecco. Prima una bellissima giornata di festeggiamento, era proprio emozionante. Prima di gara con tutta roba organizzata, giusto? Poi abbiamo finito questa giornata con una bella vittoria contro una squadra che è sempre insidiosa, una squadra che ti dà poco, è organizza da loro allenatore. Se guardiamo tutte le partite che abbiamo visto in passato, non è mai stato facile, ecco. Infatti i ragazzi sono stati molto bravi, perché si giocava alle 12:30 con campo secco, uno pensa che è scontato che viene Empoli e tu vinci, invece non è niente scontato. Gli faccio complimenti perché sono stati bravi sia come giocatori anche come uomini oggi, con orgoglio, con coraggio, con sacrificio. Quando c'è da soffrire, da soffrire, e abbiamo tirato questa una bella vittoria che ci avvicina al traguardo di Europa, poi vedremo dove saremo alla fine. Ecco. Ci spostiamo di qua, Vittori, prego, si prepari Benedetti, poi Faccini, prego. Buonasera mister, Alessandro Vittori, da Lazio Siamo Noi.it Football Magazine. Io oggi le voglio chiedere più dell'aspetto emozionale in realtà. Lei ha fatto un cenno nella risposta precedente, chiaramente in questi giorni in cui è arrivato sulla panchina della Lazio ha conosciuto la storia della Lazio del 74, in particolare quella di Tommaso Maestrelli, che è una delle figure mitiche per il calcio italiano, in particolare ovviamente per la Lazio. Le chiedo, lei è sempre stato molto concentrato, molto professionale. Oggi Igor Tudor si è emozionato e in che modo nel sapere che 50 anni fa sulla sua stessa panchina sedeva Tommaso Maestrelli? Grazie. Ho visto quelle persone quando siamo usciti, ho visto le bandiere, ho visto l'energia che era bellissima con di cantare, di proprio era tanta gente oggi. Ecco, ragazzi non l'hanno sentita questa energia, no? Gli ha dato una spinta, non era una cosa, ecco, proprio bella, ecco, l'ho vissuta anch'io con loro. Ecco. Benedetti. Buonasera mister, Stefano Benedetti, Città Celeste. Con questa vittoria, lei ce l'ha ricordato nella conferenza stampa di prepartita, la Lazio è sempre di più prima in classifica nel momento in cui lei è arrivato a sedere sulla panchina della Lazio. Però nel vedere le ultime due partite, io ho la sensazione che lei abbia una grande idea di gioco, ma che ci sia per alcuni giocatori grande difficoltà nel metterla in pratica. Vorrei sapere se è un problema di caratteristiche di giocatori o se ancora non hanno metabolizzato quelle che sono le sue idee. E poi velocissimo volevo chiederle che è successo con Luis Alberto. Con Luis Alberto. Parto da questa ultima, risposta a questa. Io, guarda, sono tutta settimana che alleno la squadra e poi quando arriva la partita scelgo a quello che vedo in settimana, ecco, niente più, niente di meno, ecco. Poi si inizia martedì di nuovo tutti insieme e si guarda tutta la settimana e poi si sceglie, niente di più, niente di meno. Invece sulla prima domanda, guarda, quando si avvicina le ultime giornate e poi ci sono sempre anche altre cose in mezzo, no? In senso caldo, pressioni qua, e tutto diventa un po' più diverso, no? da tutti i punti di vista. Ecco. Io penso che oggi veramente cioè, ragazzi hanno dato tutto, io ho visto veramente da primo, secondo fino all'ultimo hanno dato tutto, c'erano dentro con le motivazioni prima di gara,
ma non solo 11, no? C'era gente là che ci teneva, anche tutti quelli in panchina, gente anche che è entrata bene, ecco, è questo che mi interessa. Poi di calcio, sì, di qualità, di non qualità, si può sempre discutere di caratteristiche, però io vorrei oggi accennare questa roba qua, ecco, questa energia, questa qualità di come si dice, di valori, ecco, qualità di valori che sono usciti oggi in una giornata, erano 30 gradi, primi caldi, si muoie, no? Loro hanno dato tutto, è per questo che abbiamo vinto. Se loro non davano tutto, non si vinceva. Faccini. Mister, buon pomeriggio e complimenti, come diceva il collega, insomma, da quando lei è arrivato è in vetta, quindi a livello di risultati non si può dire assolutamente nulla. Secondo me oggi avete sofferto un po' troppo, perché comunque l'Empoli è il peggior attacco d'Europa, fa grande fatica in avanti. Il centrocampo, a mia opinione, è stato saltato un po' troppo spesso, ogni tanto c'erano delle praterie, la squadra non riusciva a essere cortissima. Io le chiedo, un po' sulla scia della domanda del collega, la mia sensazione è che ci siano ancora pochi interpreti adatti a questa prima aggressività, prima pressione alta, questa riconquista alta del pallone, che è stata una delle caratteristiche delle sue squadre, per quanto io ricordi. E se è d'accordo, e poi le chiedo che cosa manca a Patrick per diventare magari il capitano di questa squadra, essendo comunque il calciatore che da più tempo veste questa maglia, quando non c'è Immobile, chiaramente. Grazie. Patrick è uno dei capitani, ufficialmente o non ufficialmente, uno che ha peso, che ha personalità e c'ha grande qualità. Invece, prima domanda, lei ha fatto un'analisi sua, che lo fa come lo fanno ognuno. Mia risposta è, può aggiungere stesse parole quelle che ho detto al suo collega prima. La Cagnina. Buonasera mister, Giovanni La Cagnina, Casa Italia Radio. Le chiedo, nel primo tempo in fase offensiva c'era stato un po' di confusione. Quanto manca, di là delle sue scelte, un giocatore dalle caratteristiche di Luis Alberto in quella zona di rifinitura? Grazie. No, io primo tempo in fase offensiva ho visto tante belle cose. Tante. Ah, non si sente. Come facciamo? Chi è? Sì? Uno, due, sente? Peccato. No, a me mi. Cioè, primo tempo ho visto tante belle cose. Tante belle cose. Non eravamo così pericolosi per il ritmo, per il tipo di gara qua, però siamo arrivati là, loro anche sono arrivati perché era anche questo campo secco che due volte praticamente giocando da dietro il campo secco ci è un po' penalizzato, dove abbiamo perso pallone, poi abbiamo avuto anche un grande portiere oggi che ha fatto due parate importanti, gli faccio complimenti anche qua, fa parte di giocatori, anche un portiere che ti tira fuori due parate. È importante, no? Nell'arco dell'una stagione, ecco, e niente, poi siamo stati bravi a fare due gol, uno da punizione, uno così di Vessino, che ha fatto due gol in poco tempo, è un giocatore con dei valori in tutti i sensi, ecco. Ebbene, siamo molto contenti, felici, andiamo avanti, guardiamo con fiducia, no? Senza, cioè, con ottimismo, con la voglia di stare sul pezzo a queste due gare, no? Che sono importantissime, e poi quando finisce ci sederemo e tireremo le somme, no? Alla fine, no? L'ultima, per cortesia, Roscito. Mister, salve. In prospettiva futura, a prescindere dalla situazione di Luis Alberto, la Lazio dovrà in estate sostituire Felipe Anderson, quindi un titolarissimo lì sulla tre quarti. Per la sua idea di calcio, quali sono le caratteristiche del suo trequartista ideale? Allora, non è momento di parlare in quel tipo, cioè di chi sono miei e chi non sono miei. Ora c'è veramente da stare concentrati su giocatori che sono stati fantastici, fantastici tutti quanti, elogarli, perché hanno fatto questi 50 giorni con me, lavoro strepitoso, vittorie tante, e bisogna dargli elogio, no? Non parlare ora chi non è per suo calcio, chi sono le caratteristiche, no? Non è giustissimo, anzi, bisogna fare quello che ho detto io prima. Ma non ho chiesto ora l'obiettivo di mercato, soltanto sì, per no, caratteristiche. Sì, quelle. Ma io mi sono espresso, poi come ho detto già prima, mancano due giornate,
poi dopo vediamo dove arriviamo, vediamo anche i risultati di altri, no? Però elogare ragazzi perché hanno fatto 50 giorni, io li do 8-10 a tutti.